Allora, sono in diretta perché anche se su Instagram mancano gli altri social, sono all'estero, sono negli Stati Uniti e qualcuno di voi mi ha detto: ma come mai non c'è Ciao Darigno, Anto Parietti e altri 10 iniziano a partecipare a questa diretta? Come mai in questi giorni non c'è la zuppa di porro? Devo dirvi la verità che mi sono preso qualche giorno di vacanza, sì, mi sono proprio preso qualche giorno di vacanza. La zuppa di porro va in onda tutti i giorni, da 8 anni, tutte le mattine, quasi tutte le mattine. Andrea Ruggeri, mortacci tua beato, in realtà sono qua che sto aspettando un volo e quindi ne ho approfittato per fare, avendo un po' di wifi, questa diretta con tutti quanti voi. E tanto, ragazzi, la cosa è molto semplice, è inutile che c'è bisogno di zuppa. Aug, quello che è successo sui giornali, perché continuo a leggerli tutti i giorni, è molto semplice, e cioè che il centro-sinistra è diventato un po' più centro e meno sinistra, e la sinistra di Fratoianni eccetera sta facendo una pantomima per cercare di capire se va col PD o non va col PD, non si vedono col PD perché sono arrivati quelli un po' più a destra, arrivano quelli un po' più a sinistra, quindi noi troveremo da una parte un polo di sinistra in cui ci stanno anche Carfagna e Gelmini, dall'altra un polo di centrodestra in cui ci sono tutti quanti gli altri, e nel frattempo si sta facendo tutto sto casino per capire come si va a finire a queste elezioni. Date un po' di tempo alla sinistra per organizzarsi e poi riprenderà il tiro al piccione nei confronti della destra fascista. Oggi Repubblica era stupenda, tutte quante le, come si chiamano, tutte le cancellerie internazionali erano preoccupate di quello che farà la Meloni. No, non vengo a Miami, è Marchionni, quindi sono tutte quante preoccupate di quello che farà la Meloni. Pensate un po', la cattivona vuol fare un giro delle delle cancellerie internazionali come se fosse un'altra cosa. I primi passi di Calenda sono, oltre ad aver fatto l'alleanza col PD e aver tolto dal PD, e questo è un passo positivo, perché se il PD è senza Fratoianni e quella roba lì, si sposta da sinistra più verso il centro, quindi tutti noi dovremmo essere convinti da liberali che è meglio così. Però certo, se poi ti trovi Calenda che ti dice che se vincono gli altri ci troviamo in Venezuela, allora proprio ti si aprono le braccia e dici: no vabbè, allora se questo è il livello dello scontro politico, financo della persona che dovrebbe essere un po' più attenta come Calenda, che dicono se vincono gli altri si va in Venezuela, beh allora siamo su livelli, no, di Pane Bianco, non di Galileo della Loggia e di tutti gli altri che dicono che queste sono elezioni importanti come quelle della prima guerra mondiale. Aspettate che faccio quello che fanno in America sempre, si bevono il caffè con queste tazze tremende. Poi in questi giorni ci sono piccole cose finanziarie, anche se oggi tutti i giornali ne danno grande testimonianza: 47 miliardi di euro che vengono delistati, cioè aziende che vengono quotate in borsa e poi dalla borsa i proprietari si ritirano via perché è un bel casino. Mi sembra che sia il Foglio che oggi dice la scarsa cultura del rischio degli imprenditori italiani. C'è anche il fatto che gli imprenditori italiani si sono ridotti proprio per balle delle trimestrali, controlli su controlli, e quindi take private, cercano di portarsi a casa tutte le azioni e dicono: chi se ne frega del, diciamo, dei controlli aziendali, dei controlli, diciamo, della borsa. Beatrice Gilberti, baci baci a te. E quindi la sostanza è che fino al 22 agosto l'unica cosa fondamentale, da qua al 22 agosto, quando io cercherò di fare qualche zuppa da qua al 22 agosto, anzi la farò sicuramente, è la seguente cosa: da una parte la sinistra cerca di fare la gestione dei seggi, perché il PD ha garantito il 30% ai calendiani e rischia di perdere il fianco sinistro, e la destra cercherà di portare un po' a farsi, diciamo, i suoi parlamentari, a cercare come spartirsi i minori posti che sono rimasti. Alvaro Berte mi ha detto: Nick, hai comprato la ricottina. Devo dire la verità che il costo della vita qua a New York è una cosa da non crederci. Due bottiglie di minerale e acqua normale prese in un deli, $6, una roba mostruosa. Mi trovo al JFK, Franco Di Salvo, e non è abbastanza infantile ed elementare parlare ancora di destra e sinistra, contenuti grazie. No, beh, ti ringrazio per la tua notazione, ma secondo me esiste ancora la destra: libertà, non demonizzazione del mercato, meno regole, meno imposte. C'è una sinistra che invece ha più regole, più imposte, tassi di successione e
Possiamo, più socialità, più uguaglianza e meno libertà. Secondo me questo ancora non è infantile, esiste ancora. Poi i programmi sono quello che sono. Se pensate che Calenda si è messo col PD, Calenda si è messo con Di Maio, Calenda si è messo potenzialmente con Fratoianni, beh, insomma, allora voi mi volete parlare di programmi. Stessa cosa vale anche per la destra, in cui non c'è proprio una destra tutta pro mercato. Sui dollari senza bollicine, 6 dollari e senza bollicine, chiaro Monica. Direi che per oggi è tutto, nel senso che questa è una zuppa molto light ed è la risposta a molti di voi che mi hanno chiesto: ma dove cavolo è finita la zuppa? Ci sono problemi tecnici? Non c'è nessun problema tecnico. Qualche giorno pausa e vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a vedere. Taiwan, lasciamo perdere Marzetta perché poi dicono che la politica estera americana oggi è favolosa, non c'è più Trump, eccetera. C'è Biden che sta fa un casino bestiale sulle questioni russe e dall'altra ci trovi la Nancy Pelosi che nel momento più caldo della terra che cosa va? Va a trovare contro l'idea di ogni diplomatico americano, non cinese, i leader taiwanesi, una roba da fuori di testa. La zuppa la mangio sull'aereo, Vittorio Gastaldo, no, non me la mangio la zuppa sull'aereo, mi sono fatto un caffè perché è da stamattina che è dalle 5 che ballo con un po' di ritardi. E vabbè, see you, come dice Cinzia Perlone. Va bene? Ciao.